Ciao a tutti ragazzi, sono Gaspsbuster e benvenuti in un nuovo episodio delle mie avventure in survival. Adesso mentre raccolgo il grano al villaggio degli NPC, vi dico che in questo episodio vi mostrerò delle novità del mio mondo che ho fatto a telecamere spente e vi dico che sono veramente importanti le novità. Adesso come vedete, ho costruito un mob spawner, costruendolo da una croce con 4 braccia larghe 2 e lunghe 9. E poi l'ho coperto così che spawnano, e poi se camminano, cadono in acqua e da quell'altezza muoiono. Quando ci saranno i hopper, li metterò qua e sotto delle chest, così che non spariscono se io non vengo a controllare. Adesso come vedete, ho costruito una gigantesca coltivazione di grano, e ci ho messo abbastanza poco, ma non vi dico quanto ho dovuto scavare, cuocere pietra, eccetera eccetera, per fare dei repeater e dei pistoni appiccicosi, per le slime ball sono andato vicino al mare qua vicino che c'è il bioma della palude e quindi spawnano naturalmente anche nelle vicinanze del bioma. Adesso con questa coltivazione, non saremo mai più in carestia, a meno che ci attacchino 10.000 creeper. Come vedete ho accoppiato tante volte le mucche e le galline e adesso sono in tantissimo e adesso dopo l'ennesima volta che li accoppio ne ucciderò un po' per variare nelle mie dieta di pane, torte di zucca e anguria.
Pollo novello. 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 Se non l'avete notato, io adesso con gli ossi degli scheletri ho un cane, lo chiamerò gatto, lol. Adesso, dopo che ho finito di trasformare il grano in pane e metto a posto la roba, andiamo a dormire. Come vedete ho ordinato le ceste e le ho classificate tutte, sotto dopo la piccola farm di canne da zucchero ho fatto due piani, ma li vedremo nel prossimo episodio. Adesso andiamo a dormire. Beh ragazzi, dopo avervi illustrato le mie novità nel mio mondo in survival, vi dico che per questo episodio è tutto. Se le novità nel mio mondo vi sono piaciute mettete mi piace e se non l'avete fatto, iscrivetevi. Ciao a tutti, alla prossima.